Buongiorno, buongiorno a tutti cari Juventini. Ho dato per incominciare una piccola premessa. Sarete visto anche sulla copertina di questo video, ho un piccolo dubbio che l'italiano non è per tutti. Nel senso che su alcuni video di YouTuber Juventini, ma ci mancherebbe, ma non è nessuna offesa, però io a volte non riesco a capire quello che dicono. Cioè, a me è interessante quello che dicono, quello che spiegano. Io ho utilizzato anche il traduttore automatico, ma anche il traduttore automatico a volte fa fatica a tradurre quello che dicono. Quindi a me dispiace dirlo, però per molti l'italiano, per molto, per alcuni, l'italiano è una lingua sconosciuta. E questo dispiace anche perché YouTube serve confrontarsi, vedersi, parlarsi, ma farsi anche capire. Se questo non esiste, diventa un po' difficile anche comunicare tra una parte e l'altra. Vabbè, detto questo, era solamente una piccola premessa, anche perché questo è un piccolo problema che ho riscontrato su alcuni canali. Detto questo, oggi c'è la famosa partita in cui Allegri sicuramente per molti sarà l'occasione per buttarlo fuori dalle balle e io accetto tutto, le critiche, accetto tutte le critiche quelle possibili, però dico sempre aspettiamo quello che sarà il risultato. Anche perché da ieri pomeriggio la carovana degli anti-allegriani è andata avanti per ore e ore, si continua anche con le dirette di ieri sera di Inter Milan, durante dirette che ho visto, ho seguito, poi viste già registrate, diciamo, nelle ore successive, e c'è sempre uno spunto per poter criticare Allegri. Tra parentesi, io volevo anche rispondere anche ad alcune persone che hanno scritto nei commenti dei miei video precedenti che io non sono un Allegri in nemmeno un Allegri out, credo nella Juventus. Per quello che abbiamo visto fino adesso, sicuramente ci saranno dei problemi, ci sono delle mancanze, ma il problema principale, come dicevo prima, e anzi lo continuerò a dire, che anche stasera noi giochiamo con quello che abbiamo, non è che abbiamo dentro il cappello un qualcosa che tiri fuori come magia, un giocatore. No, abbiamo sempre gli stessi giocatori che hanno giocato con il Bologna, con meno Arthur che ha detto che comunque ormai è morto. Quindi ci dobbiamo adeguare, ma per il semplice motivo che non c'è altra soluzione. La soluzione è quella di tenere il gioco, riuscire a poter fare un gol e tutto il resto si vedrà. Però la cosa che, come sempre, mi piace vedere è che c'è sempre un pregiudizio già di partenza che Allegri fallirà. Ma lasciate giocare sto cazzo di uomo, cioè. Poi si vedrà, una volta finita la partita, si vedrà come andrà a finire. Poi ci faranno le valutazioni, usciremo dalla Coppa Italia, vabbè, ce ne faremo una vita, cioè. Abbiamo ancora delle giornate di campionato, quindi diamoci un po' di tranquillità. Cioè, non si può partire già mattina con dei video, stasera, da ieri sera con l'Inter, col Milan, e se gioca così vedrete che comunque stasera se Allegri vince. Ma basta. Cioè, consiglio agli alcuni YouTuber di parlare meglio in italiano, perché non si capisce quello che dicono. E noi ci riaggiorniamo magari nel pomeriggio, vedere un pochettino se c'è qualche novità per quanto riguarda le formazioni della Juventus e niente, nulla. Per il momento vi ringrazio e non iscrivetevi al mio canale perché siccome io sono anti-allegriano e quindi alla prossima e sempre Forza Juve. Ciao!